Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi voglio fare una review, una mia considerazione personale della BB Cream acquistata alla Lidl di Sien. Eccola qui. Allora, io ho preso questa colorazione, ovviamente ce ne sono soltanto due. La light è quella un pochettino un po' più scura. Come tutte le BB cream hanno diverse appunto diversi obiettivi, io li chiamo obiettivi, racchiusi in un unico prodotto, e devo dire che mi sta piacendo veramente moltissimo. Eccola qui. Allora, la consistenza è molto molto densa, molto corposa, si asciuga perfettamente, si stende benissimo con le mani. Io l'ho indossata, non ho messo il fondotinta. Io comincio ad abbandonare un po' i fondotinta visto la stagione appunto un po' più calda. Poi qua a Palermo le giornate ormai sono quasi tutte calde, superiamo sempre i 23-25 gradi ormai e siamo ad aprile. Dicevo, alla fine dell'applicazione dà una sensazione di freschezza. Ho cercato di capire il perché di questa sensazione proprio di freschezza, proprio ho la sensazione come se il mio viso, come se ci fosse qualcosa tipo di menta, non so, ditemi voi se anche voi avete notato la stessa cosa. E mi sembra di capire da l'inci scritto qui che c'è il limonene, quindi penso che sia dovuto a questo. Certo, l'inci non è, non mi sembra dalle mie conoscenze, insomma, però mi sembra di capire. Sembra di capire che l'inci, insomma, non sia il massimo. Insomma, leggo glicerina, benzoate, panantolo, come ogni BB cream ha diverse azioni. Innanzitutto c'è appunto il fattore di protezione 15, quindi in queste giornate credo che sia l'ideale. Poi ovviamente abbiamo la copertura delle imperfezioni, uniforma il colorito, do una sensazione di pelle liscia e vellutata, e questo vi posso assicurare che è vero. E poi, vabbè, questo a parte, una tollerabilità cutanea dermatologicamente comprovata. Promossa questa BB cream, ve la consiglio. Insomma, il prezzo, io scusatemi ma sono sempre impreparata, non era un prezzo altissimo, credo, no, non mi sbilancio perché ogni volta mi correggete, io mi sembra di fare brutta figura, non me lo ricordo più, l'ho presa credo più di una settimana fa, e insomma mi sta piacendo veramente moltissimo. Ve la consiglio, complimenti a Sien per questo prodotto economico e devo dire molto efficace. E un'altra cosa che voglio aggiungere, insomma, come voi sapete io ho la pelle grassa e quindi non mi ritrovo a fine giornata o quantomeno dopo le 6, le 7 ore, insomma, che sono la prova di tutti i fondotinta, di tutte le cipre, di tutte le BB cream, non ho la pelle così unta. La durata è number one. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda la mia review sulla BB cream. Io vi mando un grosso bacio, se non siete iscritti al canale fatelo pure, mi farà soltanto piacere. Seguitemi sempre nei miei social, che io ogni tanto me lo dimentico. Io sono su tutti i social, sono su Twitter, sono su Instagram, sono su Facebook, non lo dico sempre perché insomma penso che ormai sia normale che tutte le youtuber hanno un loro canale social. Non sono su Snapchat perché non mi ha fatto molta simpatia, non ho capito bene come funziona. E niente, vi mando un grosso bacio, ciao!